Salve a tutti e benvenuti al nuovo video di ACAME 2019. In questo ultimo video analizzeremo i risultati e l'interpretazione dei risultati, in particolare concentrandoci su quelli della parete. In questo caso abbiamo ancora il nostro esempio di una parete in cui viene aumentata la dimensione di un'apertura. E quindi è stato necessario ripristinare la mancanza di rigidezza con una cerchiatura, in questo caso in acciaio. Andiamo quindi a vedere come leggere i risultati della parete, cosa che può essere utile soprattutto nei casi in cui non siamo ancora riusciti a trovare il giusto compromesso e la giusta, dimensione dei profili da inserire. In particolare, la prima scheda dei risultati della parete è quella statica, in cui vediamo, le verifiche di resistenza allo stato attuale e allo stato di progetto nella, combinazione SLU. È una verifica quindi statica, che diciamo, non è, determinata come, obbligatoria, nelle NDC nel caso di un intervento locale. Per quanto, trattandosi comunque di un miglioramento, viene richiesto di non peggiorare la situazione preesistente. In questo caso vediamo che, i risultati sono positivi sia allo stato attuale che allo stato di progetto, dove abbiamo ovviamente un lieve aumento delle tensioni alla base, questo perché inserendo una maggiore apertura abbiamo gioco forza dovuto diminuire le dimensioni dei pannelli. Visualizziamo in grafica la quadratura dei maschi, così è più evidente che, avendo inserito il profilo, il primo pannello da 2 metri è sceso a 1820 mm, il secondo pannello da 3,100 m è diventato 2,32 m. Quindi le tensioni a parità di carichi sono aumentate, però le verifiche sono ancora soddisfatte anche col fattore di confidenza relativo all'LC1, quindi pari a 1,35, e lo stato anche statico appunto della parete non è peggiorato. Andiamo adesso a vedere la seconda scheda, che è quella sismica. Qui in particolare vengono evidenziati i coefficienti di sicurezza. I coefficienti di sicurezza nella verifica di riparazione locale, consistono nel determinare, la variazione di rigidezza tra lo stato attuale e lo stato di progetto, nella prima riga, dove abbiamo definito, come già detto nella scheda di calcolo 1, che vogliamo che questo sia limitato tra il 15% in meno e il 15% in più, così come dicono le indicazioni del Giancivia della Toscana. Per quanto riguarda la resistenza, abbiamo invece un limite superiore per quanto riguarda l'incremento, anche se non è in qualche modo normato questo limite, comunque si ritiene che possa anche essere accettabile. In particolare, però, noi abbiamo spuntato l'opzione di controllo di non peggioramento, quindi l'unica cosa che ci interessa appunto è che non sia peggiorata la resistenza finale. E in questo caso vediamo che è aumentata considerevolmente. Lo spostamento sia allo stato limite di salvaguardia della vita che allo stato limite di danno sono determinati dalle capacità di spostamento dei maschi, determinati, in questo caso avendo scelto l'opzione drift su luce deformabile, sull'altezza deformabile. Per quanto riguarda l'energia dissipata, che vedremo più avanti nel diagramma della curva di capacità, anche questo è un fattore che non è, diciamo, definito obbligatorio dalle attuali normative, ma è molto utile per vedere se l'intervento è stato migliorativo per gli effetti globali, in questo caso dell'energia dissipata. In questo caso tutti questi parametri sono verificati, tutti quelli, diciamo, che abbiamo decretato che sono obbligatori sono verificati, quindi la riparazione locale è soddisfatta. Analizziamo adesso come leggere i risultati dell'analisi. Nella scheda stato attuale, possiamo vedere prima di tutto i vari maschi molari con le loro dimensioni, IB e H di calcolo, che appunto è la luce deformabile, e sono le stesse che possiamo ritrovare nell'immagine avendo appunto attivato le dimensioni.
Il rapporto H su B è definito nella terza colonna, la rigidezza K. La rigidezza K in questo caso è determinata dal tipo di vincolo che è stato posto nella geometria. Avevamo detto che essendo l'ultimo piano consideravamo un vincolo flessibile. Nel caso ponessimo un vincolo rigido, vedremmo subito come la rigidezza aumenta considerevolmente. Allo stato attuale, ovviamente, per coerenza dovremmo aumentarla anche allo stato di progetto e vediamo che dalla colorazione della barra in basso, che è tornata verde, la verifica sarebbe comunque soddisfatta. Le colonne che seguono definiscono i valori di resistenza, resistenza in termini di forza orizzontale. Quindi la prima colonna si tratta del taglio irregolare. Infatti, avendo selezionato un tipo di muratura in pietrame, il tipo di verifica che viene effettuata per quanto riguarda il taglio, fessurazione e diagonale sarà quello di tipo irregolare, così come definito nella circolare 2019. La seconda colonna vede la verifica a taglio per scorrimento. La terza colonna abbiamo la pressione comprimare sia in sommità che alla base. In sommità ovviamente è molto minore rispetto alla base, in quanto il carico, lo sforzo normale in sommità è più basso e quindi la verifica per pressione sarà raggiunta, il limite sarà raggiunto per un valore minore della forza orizzontale. Vediamo una nuova colonna che riguarda le fasce. Infatti, andando ad analizzare i dati aperture dello stato attuale, vediamo che avevamo attivato la verifica a pressofessione e taglio delle fasce. Questo valore è determinato, è condizionato soprattutto dalla resistenza a trazione dell'elemento teso, che in questo caso avevamo definito come nulla. Andando a togliere le verifiche delle fasce, vediamo che la colonna non ha più i suoi risultati. L'F-ultimo, in questo caso, viene determinato come il minimo tra i valori raggiunti nelle varie modalità di collasso. Quindi in questo caso vediamo che 16,67 kN è esattamente quello che corrisponde al taglio irregolare. Non fatevi ingannare da questo valore relativo alla pressofessione in sommità, in quanto la creazione di una cratera plastica in sommità non determina il collasso della parete, ma determina il crearsi appunto di una cerniera e quindi a quel punto la parete risulterà una mensola, però può continuare ad esplicare la sua resistenza fino al raggiungimento di una cerniera alla base che sia appunto per 23,8 kN, che è un valore maggiore dell'F-ultima per taglio per fessurazione diagonale irregolare. Infine, le ultime due colonne indicano lo spostamento al limite elastico e al limite ultimo. Al limite elastico è determinato direttamente in funzione della rigidezza e di questa forza ultima. Al limite ultimo è determinato dai valori di drift che sono definiti in normativa e che possiamo ritrovare nei dati maschi. Infatti, scorrendo tutte le colonne, vediamo che il drift a pressopressione è pari a un 1% dell'altezza deformabile, drift a taglio è 0,5. In questo caso la rottura è avvenuta per taglio, quindi il valore dello spostamento ultimo sarà pari a 0,5% dell'altezza deformabile. Nel caso in cui invece in calcolo 1 avessimo indicato drift su altezza d'interpiano, l'altezza d'interpiano in questo caso è 2522 in quanto abbiamo delle falde inclinate e lo spostamento ultimo verrebbe calcolato sempre come 0,5% ma sull'altezza d'interpiano invece che su quella deformabile. Stessa cosa per il maschio 2 che possiamo vedere sotto. Allo stato di progetto stessa cosa. Abbiamo i maschi con le loro dimensioni, come abbiamo detto, ridotte, la loro rigidezza, le resistenze che vediamo anche in questo caso sono determinate in prima analisi dalla
del collasso delle fasce. Infatti, andiamo a vedere nei dati aperture, abbiamo ancora la verifica con le fasce. In questo caso, però, avendo successivamente inserito una cerchiatura, possiamo ad andare ad inserire la resistenza a trazione dell'elemento teso, che viene automaticamente calcolata dal software in funzione del profilo che viene messo nell'architrave. Per poter considerare questa resistenza a trazione è necessario utilizzare questo tasto che permette di copiare il valore della resistenza a trazione dell'elemento teso nella casella relativa alla trazione di progetto. Pertanto, la verifica della fascia, lo stato di progetto, viene correttamente effettuata con questa resistenza a trazione. E infatti si vede che i valori di resistenza sono aumentati, perché appunto adesso le fasce verificano proprio grazie a questo apporto offerto dall'architrave. Gli spostamenti limite, anche in questo caso, sono determinati dal tipo di rottura che è avvenuta, che ancora è quella per taglio regolare e fessurazione diagonale. Ricordiamo che nei dati maschi possiamo attivare e disattivare le verifiche togliendo la spunta sul relativo tasto. In questo caso abbiamo correttamente effettuato tutte e tre le verifiche. Al di sotto dei dati dei maschi murari troviamo i dati delle cerchiature. Ci sono le dimensioni, la rigidezza, che è quella che viene calcolata tornando alla cerchiatura e visualizzando la curva di capacità, quella che viene indicata qua e che viene calcolata dalla sua curva di capacità. Quindi torniamo ai dati. Quindi questa è la rigidezza, la forza limite elastica, lo spostamento elastico, la forza ultima e lo spostamento ultimo. Successivamente viene indicato anche la verifica delle fasce, appunto con la presenza di un elemento di resistenza a trazione, quindi il calcolo secondo sempre la circolare del 2019. Infine il controllo di vincolamento ShareType. Infatti nei dati della cerchiatura, nel giunto in sommità, era stato selezionato l'ipotesi di Trap ShareType. Se andiamo a vedere appunto il calcolo, vediamo che il calcolo viene effettuato sulla parte di architrave che si innesta nella muratura e cerca di verificare se il vincolamento ShareType è soddisfatto. In questo caso vediamo che non è sufficiente. Dobbiamo quindi andare ad aumentare nella cerchiatura l'appoggio dell'architrave sul montante. Proviamo ad andare ad aumentare a 300, stato di progetto. In questo caso vediamo che il vincolamento è soddisfatto, quindi il tipo di vincolamento che abbiamo ipotizzato per l'architrave può effettivamente venire esplicato dalla resistenza dell'architrave che si innesta nella muratura. Andiamo infine ad analizzare quelle che sono le curve di capacità e come si possono leggere per il calcolo delle cerchiature. Allora, con questo tasto abbiamo visualizzato la curva di capacità, possiamo vedere sia la curva di capacità del sistema reale che la curva relativa all'oscillatore equivalente. In questo caso vediamo solo quella del sistema reale, possiamo colorare le aree sottese e soprattutto vedere le singole curve degli elementi. In questo caso stiamo visualizzando lo stato di progetto, quindi visualizziamo maschio 1, maschio 2 e cerchiatura. Dalla somma delle tre curve di capacità dei tre elementi che compongono abbiamo una curva finale totale che determina appunto lo stato di progetto. Attivando anche lo stato attuale, sia quello totale che quello dei due maschi, vediamo come la rigidezza, che è la pendenza del primo tratto, è effettivamente calata, anche se non di una maniera eccessiva. Infatti andiamo a vedere meno 13%, rientriamo nei limiti, però vediamo che comunque la forza ultima è molto aumentata, così come le capacità di spostamento. Possiamo congelare in qualche modo questa immagine per poterla visualizzare e poter controllare tutti questi valori
Vediamo con lo stato attuale, per esempio, vediamo lo stato attuale in blu, 1261 è la capacità di spostamento all'SLC, 1261, 1356 è quella dell'altro maschio. E allo stesso modo, per lo stato di progetto, possiamo ritrovare tutti i dati di cui avevamo già parlato, quindi vediamo le capacità di spostamento 1464-1464. In questo modo, con queste letture di dati, possiamo dimensionare più agevolmente le cerchiature e capire esattamente come si progettano questi tipi di interventi e quale può essere la cerchiatura più adatta alla nostra apertura.